Per il terzo anno consecutivo Montestella ripropone questo appuntamento con Calice di Stelle. Speriamo che ci sia anche un quarto anno, questo è il mio augurio più sentito in questa occasione che è stata davvero straordinaria, forse certamente l'edizione più riuscita delle tre. Abbiamo avuto presenze significative del paese e anche da fuori il paese. Abbiamo avuto due fatti straordinari, la presenza del GAL della Locride che ha dato un suo concreto patrocinio e anche la presenza del direttore della Riviera, che è il giornale, credo che sia il giornale più letto della costa ionica. Che dire, siamo stati in serenità, un clima straordinario, una degustazione di vini importanti. Mi ricordo Baccellieri, il Seccagno di Baccellieri, il Brigante di Cirò Superiore, i vini di Bivongi di Enopolis e anche i vini di terre di Gerace che sono stati, diciamo, che hanno allietato la serata. Tante belle presenze, anche di turisti, che è una cosa nuova per Montestella. Che dire, per una volta lo spirito religioso è diventato spirito divino ed è stata una cosa simpatica. Il santuario di Montestella si conferma luogo non solo di spiritualità, non solo luogo di trekking, ma anche luogo di cultura, e questa sera anche attraverso questa manifestazione voluta insieme dal comune e dalle associazioni ormai da 4 anni abbiamo vissuto anche all'insegna della bellezza anche del silenzio che questo luogo evoca, un momento di comunità, un momento di fraternità, un momento di gioia, anche con l'allegrezza e con la gioia di assaggiare i vini, valorizzando appunto i produttori nostri locali, che ringrazio per la loro partecipazione e anche per la loro professionalità. Abbiamo delle eccellenze in Calabria, anche nel campo dei vini, e noi siamo tenuti tutti a valorizzare le risorse locali se vogliamo davvero bene a questo territorio. Dottoressa Gigliotti, in questa bellissima location per parlare di vino, perché e quando è nata questa iniziativa? Allora, si richiama un'iniziativa nazionale che è fatta dal Movimento Turismo del Vino e da Città del Vino. In questo momento, dal 2 al 12 agosto, ci sono decine di iniziative di questo genere. Si chiama Calici di Stelle. In Calabria ne abbiamo 6 e siamo riusciti a farlo per la terza volta a Pazzano, perché è un posto meraviglioso e anche se il comune non produce vino, però ha una grande disponibilità a promuoverlo. E una serata come questa è proprio la promozione del territorio, la promozione dei vini di eccellenza, il fatto di stare bene insieme, abbiamo anche della musica. E poi quest'anno il Movimento Città del Vino dedica queste serate allo sbarco sulla Luna, perché ricorrono i 50 anni da questo evento, e quindi in questa situazione mistica della Luna, delle stelle, in un posto a Montestella, stasera è una serata eccezionale, noi vogliamo evocare l'ambiente, le stelle, il creato e quindi essere in sintonia con l'ambiente e con noi stessi. Questa serata, oltre che dal Movimento Città del Vino, è promossa anche dall'Albero della Vite, che è un'associazione che cura Saveria Sesto, che oggi stasera non è potuta venire, e da Slow Food, quindi grandi eccellenze, proprio un bel modo di stare insieme. Signora Baccellieri, ancora una volta a Montestelle per Calici di Stelle, per presentare i suoi vini DOC. Come no, è veramente un piacere essere accolta da questa comunità di Pazzano così affettuosa, così gioiosa, quindi è un evento importante per i vini, per raccontare i vini, nello specifico il nostro bianco Seccagno e il greco passito
il greco di bianco passito, ma è un'occasione veramente di incontrare amici anno dopo anno, vedere come cresce questa manifestazione e quindi avere la gioia di condividere con voi la nostra azienda e il lavoro che facciamo per la nostra Calabria, che ci rende veramente orgogliosi e ci piace sentirci parte anche della vostra realtà.